Possiamo stabilire a chi andranno i nostri beni dopo la nostra morte facendo un testamento. Possiamo affidare al testamento la nostra volontà di lasciare a una persona un singolo bene oppure tutti i nostri beni. Dobbiamo però avere presente, per evitare che il testamento possa essere impugnato, che non possiamo disporre per testamento di tutti i nostri beni se abbiamo il coniuge, se abbiamo dei figli e in mancanza dei figli se abbiamo dei genitori. A questi familiari più stretti dobbiamo necessariamente riservare una parte del nostro patrimonio, la cosiddetta legittima. Il resto del patrimonio possiamo destinarlo a chi vogliamo, non solo ai familiari, ma anche ad estranei. Se, ad esempio, abbiamo solo il coniuge, a lui va riservata la metà del nostro patrimonio, l'altra metà possiamo darla a chi vogliamo. Se oltre al coniuge abbiamo un figlio, 2/3 del nostro patrimonio dobbiamo riservarlo loro. Possiamo anche non fare testamento. In mancanza di testamento è la legge che stabilisce chi eredita i nostri beni. Ed ereditano i parenti fino al sesto grado. In mancanza di parenti fino al sesto grado i nostri beni vanno allo Stato. Come si fa testamento? Lo scopriremo dopo la sigla. Nel fare testamento, il testatore deve essere libero, non soggetto a condizionamenti e pienamente consapevole di ciò che fa. La libertà e la volontà nel disporre dei beni per il tempo successivo alla morte sono particolarmente tutelate dalla legge. Per questo motivo è vietato il testamento congiunto, con il quale 2 persone dispongono insieme, con lo stesso testamento, di beni in favore di una terza persona. È anche vietato il testamento reciproco, con il quale 2 persone, nello stesso testamento, dispongono dei beni uno in favore dell'altro in modo simmetrico. A garanzia della libertà del testatore, il testamento può essere impugnato in tribunale da chiunque vi abbia interesse, per farne dichiarare l'annullamento se il testatore ha scritto la disposizione testamentaria perché vi è stato costretto con la violenza, oppure se è stato ingannato, oppure se ha scritto quella disposizione a seguito di una falsa rappresentazione della realtà. Libertà è anche libertà di cambiare idea. Il testatore in ogni momento può revocare il testamento. Cosa si può stabilire nel testamento? Qual è il suo contenuto? Nel testamento normalmente si dispone del proprio patrimonio, attribuendo determinati beni, o tutti i beni, salvo il diritto appunto dei legittimari, a determinate persone, familiari o estranei. Il testamento può avere anche un contenuto non patrimoniale. Il testatore, ad esempio, può riconoscere nel testamento un figlio naturale, oppure può designare un tutore per il figlio minore, può raccomandare ai suoi figli di avere un certo comportamento. Chiaramente quest'ultima è un'obbligazione di natura morale per i figli. Quanti tipi di testamento prevede la legge? Le forme ordinarie di testamento sono due, il testamento olografo e il testamento pubblico. Il testamento olografo è il testamento più semplice da fare, è quello scritto dal testatore di proprio pugno. Il testatore scrive le disposizioni testamentarie senza formule particolari. Ad esempio, scrive: "Lascio tutti i miei beni a mio fratello Giovanni". Firma in calce alle disposizioni e appone la data, indicando giorno, mese ed anno, sempre di proprio pugno. Il testamento così redatto viene conservato solitamente affidato a una persona di fiducia. Alla morte del testatore, il possessore del testamento lo porta dal notaio per la pubblicazione. Il notaio, alla presenza di 2 testimoni, redige un verbale, cioè un atto pubblico, in cui viene descritto lo stato in cui si trova il testamento e viene riportato il contenuto attraverso la trascrizione del testamento. Il verbale viene poi sottoscritto dai testimoni e dal notaio. Una copia del verbale del testamento viene trasmessa al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, cioè del luogo di ultima residenza del defunto.
Il notaio chiama coloro che sono indicati eredi nel testamento e gli altri eredi del defunto. Il testamento può non essere pubblicato se gli eredi sono d'accordo nell'eseguire le disposizioni testamentarie. Non c'è poi un termine per portare il testamento dal notaio per la pubblicazione. Nel caso si scelga di fare un testamento olografo, occorre prendere delle precauzioni, affidandolo a una persona di fiducia. È opportuno infatti non lasciarlo nel cassetto, poiché chi lo trova potrebbe avere interesse a non pubblicarlo e dunque il testamento potrebbe mai essere trovato. Il testamento pubblico è quello ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Il testatore, alla presenza di due testimoni, dichiara le sue volontà al notaio che le riporta per iscritto. L'atto pubblico viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Allo stesso modo si procede se il testatore è cieco ma sa firmare. Se il testatore invece è muto, è sordo o sordomuto, il notaio deve adottare un'apposita procedura prevista dalla legge notarile. Un'altra forma di testamento è il testamento segreto, molto meno usato rispetto a quello olografo e a quello pubblico. Il testamento segreto è redatto dal testatore oppure da un terzo, a mano oppure dattiloscritto, sottoscritto e consegnato in busta chiusa al notaio alla presenza di due testimoni. Il notaio conserva il testamento. Il contenuto è segreto e sconosciuto anche al notaio. Il notaio, appena poi ha notizia del decesso, convoca gli eredi e legge il testamento. A tutela della libertà del testatore da ogni condizionamento, è previsto poi il divieto di ricevere disposizioni testamentarie da parte del notaio, da parte dei testimoni e da parte di chi ha ricevuto il testamento segreto. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!